Io sono comunque molto contenta di questo incontro. Ringrazio il coordinamento No Pedemontana perché finalmente si parla di donne. Allora, io faccio parte di Democrazia Atea, ma faccio parte anche del coordinamento per il recupero della ex SNIA Fibre, di cui abbiamo parlato anche prima. Io sono qui dal 1990 in queste zone, prima abitavo a Milano. E chiaramente i territori di provincia sono completamente diversi dalla città. Sappiamo che nei territori di provincia si consumano ancora oggi danni all'ambiente enormi. Nella stessa Paderno Dugnano viene fuso il radio 226. Voi avete idea di che cosa sia? È stata fatta una denuncia attraverso uno di quei programmi che io non amo guardare, che in genere non guardo, ma che, a cui ho dovuto attingere perché mi era arrivato questo tipo di informazione, oltre a fabbriche presenti ancora nei centri dei paesi, fabbriche chimiche. Quindi non parliamo di un qualche cosa che è scomparso, parliamo ancora di territori dove la presenza di fabbriche, chimiche, sono elevate, nonostante sia, soprattutto nella provincia Monza, Brianza e Milanese stiano scomparendo. Credo che parlare di dioxina oggi sia ancora una tematica importante, non solo per la questione della No Pedemontana, ma proprio perché quando parliamo di percezione tra le persone, parliamo a persone che non comprendono esattamente cosa accade. Parlare di salute e di lavoro è sempre un problema, perché la perdita del posto di lavoro sappiamo che cosa implica. Sappiamo tutti a che cosa si va incontro, e ce lo ha raccontato direttamente anche la testimonianza della persona che abbiamo qui oggi. Io non conosco il tuo nome personalmente. Stefania, ecco, però quando facemmo quell'incontro ad Esio con lo spettacolo in Isnia, io ricordai il tuo viso perché all'epoca anch'io avevo quasi 12 anni a Milano e ricordavo perfettamente che cosa fosse stata la nube tossica di Seveso. Nube tossica a cui gli abitanti fecero riferimento solo una settimana dopo. Non dimentichiamo mai questa cosa, perché se parliamo di scarsa informazione, di informazione pilotata, dobbiamo verificare che su questo territorio arrivò dopo questa info, dopo che gli animali morivano, dopo che le persone erano state comunque già, avevano già respirato la nube. Il problema, secondo me, dei territori proprio della provincia è che, non essendo proprio facente parte anche di Milano, la frammentazione territoriale non consente di avere delle reti che funzionino, delle reti soprattutto dove ci possano essere degli ambulatori popolari che potrebbero fare esattamente la differenza quando si chiede ai primi cittadini di porre fine al silenzio, perché di questo parliamo. Non si dice quanti siano gli ammalati, le persone che muoiono per malattie tumorali. Non si affrontano queste argomentazioni. Quando poi direttamente gli si fa la domanda anche in pubblico sulla fusione di determinati inquinanti, glissano, non rispondono. Non è il momento, lo facciamo in un'altra sede, mi chiedano appuntamento, venga lì e ne riparliamo. Questo accade. Generalmente, quando poi si tratta di personaggi che sono avvezzi alle solite casacche verdi finte, che poi fanno ecologia da giardinaggio, come diceva Mendes, ci ritroviamo poi in situazioni di solitudine. E le situazioni di solitudine portano le persone a rimanere chiuse nelle loro case, che è quello che vogliono, a non socializzare, e già in questi territori è difficilissima la socializzazione, il poter cercare di fare qualche cosa, anche la sola informazione. Oggi, ad esempio, vedo una presenza massiccia femminile, mi fa molto piacere perché il libro è un libro che parla di sofferenza delle donne. E quel libro io l'ho scoperto attraverso questo comitato, perché non ne conoscevo l'esistenza. Ho
Ho letto qualche pagina perché Davide mi ha indirizzato ad un link e attraverso quelle testimonianze dirette mi sono resa conto che erano donne molte emigrate dal sud e che quindi avevano una percezione del loro piccolo mondo, fra virgolette, dove c'era la casa, dove c'era l'orticello, dove c'erano gli animali, dove poi l'allontanamento forzato in palazzoni come Bruzzano, perché questo è stato fatto, perché queste persone sono state poi anche allontanate dalle loro case, dal loro tran tran quotidiano, dai loro affetti anche, è stato poi una conseguenza psicologica a cui non si è mai pensato. Noi oggi abbiamo degli strumenti in più, potremmo anche creare qualcosa di più, perché qui noi stiamo parlando di, almeno io credo che in questo momento si debba affrontare diversamente il tutto. Quando si parla con le persone si parla di Nope de Montana, di una strada che comunque non ci serve, ulteriore cementificazione che non ci serve perché noi abbiamo bisogno di respirare. Le persone ti dicono: oh, ma io vado a lavorare, devo fare quella strada lì tutte le mattine e c'è traffico. E poi cosa vuoi che sia? La diossina non ci sarà più. Questo è quello che ti dicono. Perché? Perché è chiaro che affrontare un discorso ambientale non è semplice, implica un po' di conoscenza, implica soprattutto mettersi dalla parte di chi in quel momento cerca di portare un qualcosa di diverso. Quindi, cosa possiamo fare noi? Io rispondo a questa domanda. Non chiuderci nelle nostre case, nei nostri silenzi, non serve. Serve a coloro che invece vogliono questa cosa. Quindi, il comitato può essere un modo per aggregare più persone, più forze che sui territori possono fare rete. Possiamo anche fare informazione, lo stiamo vedendo con i banchetti, con quello che c'è stato. È vero, è difficile, però ci si può provare, perché nei territori di provincia non si può pensare che Milano è bella, Milano è vicino all'Europa e questo diventa un cesso, perché questo sarà, lo è sempre stato, ma lo sarà ulteriormente. Le vasche saranno una roba obbrobriosa, però ce la propinano. Ci dicono che sarà bello, ci dicono che lì potremo mangiare tutte le domeniche a fare picnic. È questo che vogliamo? Io dico di no. Poi, prima di concludere, voglio dire due parole sulla questione dell'interruzione di gravidanza. Mi preme perché come Democrazia Atea è donna e quindi noi su queste tematiche ci siamo, ci saremo sempre. E soprattutto crediamo che vada ripescato tutto un passato di donne che hanno lottato, e qua ne abbiamo avuto la dimostrazione anche con la stessa, non mi ricordo il nome, perché io per i nomi non, ecco, bene. E credo che vada ripescato il nostro passato e bisogna darsi da fare, perché i nostri diritti sono quelli, devono rimanere tali e nessuno può portarceli via. Saremmo noi a dover dire di no in tante situazioni e assieme unite. Grazie.